Poi c'è Gaia Tilocca che mi chiede: cosa ti ha spinto ad aprire un canale YouTube? Te ne sei mai pentita? Qual è il tuo sogno più grande? Un bacio, un abbraccio forte a te, carissima. La voglia di condividere, di farlo, perché comunque quando ho iniziato io nel 2009 non c'erano tanti canali, erano per di più stranieri americani e quindi vedevo questa cosa di condividere, di parlare così a videocamera, di crearsi comunque delle amiche virtuali. Mi è piaciuta sta cosa e ho voluto iniziare subito a condividere la mia passione per i rimedi naturali, per i cosmetici naturali. Quindi questo, la voglia di condividere e di provare. Così feci il primo video così per gioco, per la voglia di condividere una passione. Te ne sei mai pentita? No, devo dire la verità, non me ne sono mai pentita, perché comunque è una cosa che mi ha dato quasi esclusivamente cose positive. Cioè, le cose negative, che può essere un commento negativo, una critica, ma non è nulla di negativo, sono cose che ti servono anche per crescere e fanno parte insomma del pacchetto, quindi vanno prese e va bene così. Quindi è una cosa che mi ha dato solo veramente cose positive e mi ha fatto tantissimo migliorare come persona, diventare comunque una persona migliore. Mi ha permesso appunto di condividere il mondo del bio, nel naturale, quindi di vedere attorno a me una realtà sempre migliore, no? Da questo punto di vista, e quindi sono contenta del messaggio che ho portato e di quello che abbiamo ottenuto assieme da questo punto di vista. Ad esempio, se vado al supermercato, prima vedevo tutti i prodotti con ingredienti dannosi, adesso vedo tanti prodotti che stanno nascendo, che sono buoni, e quindi ovviamente questo mi fa piacere. E poi ovviamente il fatto di poter ricevere tanto affetto dalle persone che mi seguono, quindi da voi, è una cosa che non ci rinuncerei mai per niente al mondo. Qual è il tuo sogno più grande? Realizzare questi progetti lavorativi, queste cose qua, che sono proprio i miei sogni più grandi. Ovviamente non ho proprio grandissimi sogni spaziali, robe proprio assurde, però insomma quello di poter avere una famiglia, di essere felice, di insomma poter fare una vita normale, felice, insomma i bambini, queste cose qua. Sono molto all'antica, molto shabby chic anche. Questo ragazzo, sono sempre shabby io, tradizionalista. Gaia Nellispi che mi chiede: cosa hai mangiato a Pasquetta dopo la buffata di Pasqua? Un bacio, siete fantastiche, saluta me e Nesi. Ti mando un bacio grande, Gaia. Quindi oggi, cosa ho mangiato oggi? Ho mangiato praticamente di nuovo le cose che ho mangiato ieri, cioè sono due giorni che mangio continuamente, quindi ho mangiato oggi dei ravioli fatti in casa che ha fatto mio padre, buonissimi. Poi ho mangiato la minestra, da noi si fa la minestra, quindi con tutte le verdure, le cose dentro. Sapete, si chiama la fellata, qua a Napoli c'è il salame, il prosciutto, tutte queste cose qua, con le fave, il casatiello, roba veramente, la pastiera, l'uovo di cioccolata, veramente sono tipo un maiale. Non sento di camminare, ma di rotolare. Quindi domani non vedo l'ora di andare in palestra e veramente alzare 150 kg tutti in una volta. Sì, ho mangiato tantissimo, però sono contenta, che io adoro la Pasqua più del Natale, io adoro le cose che si mangiano a Pasqua, quindi veramente non rinuncio a nulla. Non capisco le persone che rinunciano a queste cose per, non lo so perché, per motivi di peso, di fisico, insomma se ne privano. È un peccato veramente, perché viene una volta all'anno, sono due giorni, e poi da domani si ritorna alla routine. Proprio il mio essere napoletana me lo vieta. Poi c'è Silvic che mi chiede: seguo tanto tempo e ti stimo moltissimo con tutto ciò che fai, continua così, grazie cara. Le mie domande sono: come hai fatto a convincere Nancy a partecipare ai tuoi video? Questa è bellissima. Allora, come ho fatto proprio, hai detto la parola giusta, a convincerla. Cioè praticamente lei era proprio super restia, veramente non voleva assolutamente comparire nei video, più e più volte chiedendoglielo, più e più volte, fin quando lei per sfinimento, l'ho presa proprio per sfinimento. Io così faccio con tutti, li martello, proprio un martello pneumatico. Era un video di acquisti, comprammo delle cose, dai facciamolo, le chiedono sempre che ti vogliono vedere. Dopo di quello, devo dire la verità, è anche lei che ci ha preso gusto, perché tanto ha sentito l'affetto, perché proprio dopo quel primo video ebbe tanti, cioè ricevemmo valanghe di commenti di voi, tante ragazze dolcissime, come siete carine assieme, lei tua sorella com'è carina, dai facci altri video per favore. E quindi lei da là ha visto sta cosa e quindi ovviamente gli è piaciuta sempre di più sta cosa e
poi magari ve lo farò dire da lei, però penso che anche lei si senta anche più sicura grazie comunque ai video. Quindi quanti anni avete differenza? Poco, molto poco, un anno e mezzo di differenza, quindi veramente poco. E qualche oggetto ricordo a cui sei particolarmente legata e quando vieni a trovarci a Torino? Oggetti, sì, oggetti, io sono molto legata agli oggetti. Una maglia, una mutandina, no, per esempio, a volte non te la metti più, io non butto perché mi ricordo quella persona, mi ricordo quell'occasione. Però ad esempio una cosa che mi ha regalato mio padre, magari è vecchia di 100 anni fa, però me l'ha regalata mio padre, quindi io me la conservo. E i pupazzi quando ero piccolina, io ho tutto conservato, e anche per esempio tutte le letterine che mi regalate voi agli incontri, mi portate regalini, io ho tutto conservato, veramente tutto, anche le bustine, qualsiasi cosa. Cioè io sono un po' veramente un caso patologico. A Torino spero di venire prestissimo, anche perché non ci sono mai stato a Torino, quindi mi dicono che è bellissima, quindi spero tanto che presto possa esserci un incontro a Torino e finalmente potervi abbracciare tutte, perché veramente me lo chiedete in tantissime. Poi c'è Marta che mi chiede una domanda molto molto utile: un rimedio per non lavare i capelli tutti i giorni per via dello sport, col sudore si sporcano subito, premetto che ho i capelli lisci come spaghetti. Beata te, io ti capisco benissimo, perché anche io andando in palestra mi rendo conto che anche se i capelli li lavo, sono puliti, già una volta che vado in palestra subito si sporcano, quindi è molto dura. Però ovviamente non possiamo fare lo shampoo ogni giorno, perché comunque fa male, anche se utilizziamo uno shampoo delicato fa male, non va bene lavare i capelli ogni giorno, oltre che è una palla, si perde tempo, quindi il tempo è denaro. La prima cosa che ti consiglio è legare i capelli, ma proprio un tipo uno chignon, perché se tu fai uno chignon sicuramente si sporcano molto meno. Io ho notato che quando ce l'ho così urtano sulla schiena, poi la polvere, mi poggio sui macchinari eccetera, insomma il sudore appunto sulla schiena si sporca. Quindi se fai questo, guarda, ti aiuta tantissimo. In uno degli ultimi video che ho fatto i miei trucchetti di bellezza, avevo parlato sta cosa di mettere il bicarbonato nello shampoo, e questa è una cosa che va bene, è un piccolo trucchetto che serve proprio per far durare i capelli più puliti, perché il bicarbonato assorbe il sebo, è molto purificante, sebo equilibrante, e fa durare proprio i capelli più puliti più a lungo. Quindi io ti consiglio di provare. Un bacio grande, mi saluti certo Chiara. Un bacio grande. Mi chiede: ciao, sono una tua grandissima fan, fino a che ora stai sveglia per montare video? Questa è bellissima. Sto sveglia veramente fino a tardi o fino a presto, dovrei dire, perché praticamente vado a dormire all'alba, quindi sto praticamente tutta la notte a montare video. E lo faccio però con piacere, ormai vabbè, è un'abitudine, la notte è tutto tranquillo, mi posso concentrare bene, invece di giorno magari si possono sentire dei rumori, quindi mi piace questa cosa. E poi ovviamente dipende, poi lavoro tanto anche al blog, quindi mi pubblico e posto nuovi sul mio blog, quindi ovviamente dipende da quanto lavoro ho da fare. Comunque sì, fino a tardi, io sono molto molto nottambula. Io infatti quando ero piccola facevo sempre pigiama party con le mie amiche, che piaceva troppo sta cosa. Andavate d'accordo tu e tua sorella da piccole? Sì, andavamo d'accordo, e mia sorella siamo sempre andate tantissimo d'accordo. Nessuno ci ha mai separato, nessuno mai nulla, veramente sempre noi siamo andate sempre sempre d'accordo. In qualsiasi circostanza, qualsiasi evenienza, qualsiasi momento della mia vita, mia sorella c'è sempre stata. Non è ragazzina, però ve l'avevo pure detta sta cosa nel video che facemmo, il fatto del vocabolario che mi lanciò, quindi spesso facevamo sti battibecchi, anche noi litigavamo, più quando eravamo piccole devo dire la verità, litigavamo per queste stronzate, tipo chi doveva avere il telecomando quando stavamo nella stessa stanzetta la sera per il telecomando. Una faceva fare tardi, dovevamo prendere la metropolitana per andare a scuola, io tu mi hai fatto fare tardi, insomma queste cose qua stupide, hai preso la mia maglietta, lei si arrabbiava sempre che io le rubavo i vestiti. Vi consiglio veramente di coltivare, di cercare in tutti i modi di andare d'accordo con i vostri fratelli e le vostre sorelle, perché veramente sono il bene più prezioso. La cosa più importante è che poi vi accompagnerà per tutta la vita, in tutte le fasi della vostra vita. Gaietta che mi chiede: ami ancora Max? Materia preferita? Hai avuto insufficienze? Saluti, un bacio. Ti mando un bacio grande, devo dire che in tante tante mi avete chiesto questa cosa, vi siete rimessi insieme, ti sei rimessa col tuo ex, insomma questa domanda è stata molto 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 frequente. Come vi ho detto spesso nei videovlog, ovviamente è un periodo molto molto particolare per me questo, anche se non lo vedete dal video, comunque è un periodo molto difficile anche per, appunto per questi cambiamenti della nuova casa, adesso per quello che succederà in futuro, ho parlato nel video, mi trasferisco, insomma tutte queste cose. Quindi non è un periodo facile per me vivere alla giornata senza insomma pensare troppo a lungo termine.
Quindi sicuramente quello che succederà, perché comunque stanno succedendo delle cose, e lo vedrete sicuramente, sicuramente vi terrò informata, farò altri vlog, anche questa settimana farò dei vlog, quindi sicuramente vedrete nei vlog, capirete insomma come, cosa sta succedendo nella mia vita da questo punto di vista un po' turbolento. A prescindere da tutti i fidanzati e tutto quello che sui trasferimenti, spero che voi possiate sempre seguirmi perché vi piaccio io, quindi la mia persona, e vi trasmetto qualcosa di positivo. Quindi questo è tutto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se vi è piaciuto lasciatemi tanti pollici in su che fanno tanto tanto piacere, e vi ho detto che appena raggiungo 10.000 like faccio subito un nuovo Carità risponde, quindi lasciatemi qua nei commenti tutte le vostre domande. Mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutte le domande che mi avete lasciato su Instagram, veramente erano tante tante tante, vi ringrazio, vi mando un bacio fortissimo, siete tutte nel mio cuore ragazze, e ci vediamo domani con un nuovo video.